Si comincia già da domani con i next gen, anche se ovviamente le next gen ATP Finals che si giocano a Milano hanno delle regole un po' moderne che diciamo che non sono le mie preferite, ecco, però si inizia ad entrare in clima Finals, round robin, poi playoff, insomma. Sì, ci stiamo avvicinando veramente alle ultimissime settimane della stagione tennistica 2021. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Buona serata a tutti, ovviamente. Iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like, un mi piace su questo video e ditemi la vostra qui sotto nei commenti se state seguendo gli ultimi tornei della stagione, ossia il WTA 250 di Linz in Austria. Tra l'altro, in questo momento stanno giocando Kalinina e Trevisan, quindi un italiano in campo che è sotto di un set. Purtroppo, e l'ATP 250 di Stoccolma, in cui la testa di serie numero uno è il nostro Jannik Sinner, che, come sapete, o se non lo sapete ve lo dico, insomma, è la prima riserva per quanto riguarda le ATP Finals, quindi qualora qualcuno dovesse ritirarsi, subentrerebbe Jannik, ma ricordiamo che, come ho già detto più e più volte, che abbiamo Matteo Berrettini già alle finals. Attualmente è sesto e credo sì, rimarrà così la classifica, quindi accede all'inizio ATP Finals in sesta posizione. Prima andiamo a vedere cosa sta succedendo nei tornei WTA e ATP, gli ultimi della stagione, e poi andiamo a vedere quali sono gli accoppiamenti, quali sono i gironi delle Next Gen ATP Finals, i primi match dei round robin, due gruppi ovviamente da quattro, si giocheranno a partire da domani e c'è un italiano in campo nelle Next Gen ATP Finals, ossia Lorenzo Musetti. Speriamo che riuscirà a prendere questo torneo come... Speriamo che sarà questo torneo un po' come una rampa di lancio per la prossima stagione, ecco, un qualcosa che gli dia carica per iniziare poi al meglio, si spera ovviamente, il 2022. Tra l'altro Martina Trevisan ha appena strappato il break nel terzo gioco del secondo set e quindi serve per andare sul 3-1. Allora, partendo da Linz abbiamo appunto due italiane in tabellone, Jasmine Paolini che ieri nel primo turno ha battuto Jasmine Paolini, che è testa di serie numero 7 ed è numero 51 della classifica WTA, quindi un ottimo ranking, anche in vista poi dell'inizio del 2022, quindi dell'Australian Open anche e così via. Jasmine Paolini batte 2-7-1, 6-4, 3-6, 6-2 l'Ucraina Jastremska, quindi un ottimo match giocato dalla Paolini, che secondo i bookmakers non era la più favorita, quindi ottimo così. E Paolini al secondo turno se la vedrà contro la cinese Zheng. L'altra italiana è appunto Martina Trevisan, che sta giocando, come vi ho appena detto, in questo momento. E nel WTA di Linz la testa di serie numero 1 è Emma Raducanu, che affronterà al secondo turno, ovviamente usufruisce di un bye, affronta al secondo turno la cinese Wang. La numero 2 è Simona Halep e poi così via, insomma, poi vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Nell'ATP di Stoccolma invece, come ho già detto, ATP 250, ovviamente al chiuso e sul cemento, Sinner alla testa di serie numero 1, Ocerali Assim la numero 2. E poi abbiamo Shapovalov, che se la vedrà con un italiano a sorpresa, e adesso vi dico chi è, insomma. Testa di serie numero 4, Daniel Evans. Due italiani in tabellone qui a Stoccolma, Sinner, che partirà dal secondo turno ovviamente, e Andrea Vavassori, che si era qualificato l'altro giorno, nella giornata di ieri, se non erro, sì, per la prima volta in un torneo ATP, quindi in un main draw di un torneo ATP, e oggi vince il suo primo match a livello ATP. Era una grande chance contro direi, l'abbordabile avversario Kotov,
Vavassori è un giocatore che predilige il serve in volley, ha un servizio molto potente e spesso, anzi molto spesso, utilizza questo serve in volley che oggi comunque ha pagato e quindi Vavassori vince 6-3, 6-4 contro il russo Kotov ed è un ottimo, ovviamente, risultato e se la vedrà contro Denis Shapovalov, come ho detto poco fa, testa di serie numero 3 del tabellone, quindi un match di lusso e sicuramente, almeno per quanto riguarda il singolare, il match più importante della sua carriera. A meno che non mi sia perso qualcosa di anni fa, ma credo assolutamente di no. E mentre Sinner affronterà il vincente di Marraj Durasovic, credo più il primo, quindi altro sorteggio che sarebbe potuto andare sicuramente meglio per Jannik in questo 2.50 di Stoccolma. Come promesso, andiamo a vedere quali sono i gironi delle Next Gen ATP Finals che iniziano domani. Ricordiamo, ci sono regole differenti, tra cui il punteggio, si arriva a 4 nei set e non a 6. Non ci dovrebbero essere i vantaggi, a meno che non mi ricordi male, sinceramente, però comunque poco importa, insomma, sono regole abbastanza moderne che io non prediligo, ecco, io avrei fatto giocare queste Next Gen ATP Finals con le regole tradizionali, non so, questa è la mia visione almeno, ditemi cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. E ovviamente il campo è senza i corridoi, cioè perché si gioca unicamente in singolare e quindi fa anche un po' strano vedere un campo senza corridoi. I corridoi servono esclusivamente per il doppio, ovviamente. Quindi anche a livello visivo è un po' una cosa particolare, la rete che è meno lunga, quindi è una cosa per chi vedrà le Next Gen ATP Finals per la prima volta, sarà all'inizio un qualcosa di un pochino strano, ma poi piano piano ci si farà l'abitudine, ovviamente. Allora, il gruppo A, quindi la prima pool, chiamiamola così, comprende l'americano, ventenne, se non erro lo vado a controllare subito, sì, Brandon Nakashima, poi Juan Manuel Cerundolo, argentino, Carlos Alcaraz, che credo sia il favorito di queste ATP Finals, anche se si gioca sul cemento, ma anche lui sta dimostrando di essere un ottimo giocatore anche sul cemento, e Rune, il giovane, giovanissimo, 18enne danese, appunto, a completare il primo gruppo. Il gruppo B invece è composto da Gaston, che usufruisce di... cioè che o meglio, sfrutta vari due ritiri di altri giocatori che erano davanti a lui in classifica nella race ed entra quindi nel gruppo B. Un Gaston che è in forma in queste ultime settimane, quindi sono curioso anche di vederlo all'opera. Sebastian Korda, americano, ovviamente, che quest'anno ha fatto vedere cose buone, però deve crescere. Baez, che forse è quello a molti più sconosciuto, o meglio, meno conosciuto, e Lorenzo Musetti. Domani che cosa vedremo? Domani vedremo Nakashima Cerundolo, Alcaraz Rune, quindi subito ottimo match che vorrei vedere, sinceramente non so se potrò, però vorrei assolutamente vederlo, ecco. Korda, Gaston e Musetti, Baez, quindi Musetti assolutamente deve vincere questo primo match. Quindi, che dire? Buona serata a tutti, buonanotte a tutti, ragazzi. Questo video termina qui. Iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like e ditemi la vostra, ovviamente, qui sotto nei commenti riguardo tutto ciò di cui ho appena parlato. Quindi, al prossimo video, ragazzi, ciao a tutti.